Fiorentina ridicolizzata, maciullata questa sera da un Inter impressionante, ma anche dal suo stesso allenatore, perché italiano che va a giocarsela a San Siro a braccia aperte, tutto in attacco, è per me un matto. È un matto che va incontro proprio a questa disfatta annunciata, perché il secondo gol non è ammissibile. Non è ammissibile, non puoi. Quando hai appena subito una doppia occasione clamorosa, 10 secondi prima ti sbilanci in attacco e prendi il gol in contropiede. Va bene, sì, al 90esimo, non al 50esimo. No, questo proprio no. L'Inter è una squadra tecnicamente fortissima. Per me la più forte a mani basse del campionato. E adesso alla prossima c'è il derby, quindi le due squadre più in forma e forse le più forti si scontrano. Primo snodo stagionale. Comunque, prima di parlarne, iscrivetevi, tanti like e tanti commenti qui sotto. E poi seguitemi anche su Instagram e TikTok. I link, come sempre, li trovate in descrizione. Allora, Inter comunque che viene trascinata dagli uomini del mercato alla fine, perché comunque Cuadrado entra e fa assist e soprattutto Thuram si prende la scena. Ora, non capisco chi riesce a criticare sinceramente questo mercato, perché, ok, posso capire che c'è stato un ricambio importante via Onana, via Brozovic, via Skriniar, ma vai a vedere, l'Inter ha dato via giocatori o non funzionali, penso a Brozovic che ormai per me aveva fatto il suo tempo a San Siro, oppure giocatori comunque strapagati e sovravvalutati in qualche modo. Penso a Onana, che è un buon portiere, ottimi piedi, anche troppo per un portiere, ma ha preso Sommer, che è un portiere estremamente funzionale, secondo me fra i pali e anche più avanti, con le mani, è più bravo di Onana. Ha preso poi Pavard al posto di uno Skriniar che negli ultimi 6 mesi non c'è stato, ha preso comunque Frattesi, ha preso Klassen, ha quindi puntellato il centrocampo, ha preso Thuram, ma avete visto Thuram che razza di attaccante è? Le prime due partite le ha giocate quasi da, non da gregario, però non da uomo gol, non da uomo immagine, e anche Inzaghi l'ha detto, Inzaghi ha detto Thuram nelle scorse partite avrebbe meritato comunque di prendersi la scena perché ha giocato molto molto bene e non ha fatto gol. Oggi la scena se l'è presa tutta, tutta. Ha fatto un grande gol, ha fatto un assist visionario in qualche modo, ha sfiorato anche il gol, poteva fare secondo me anche tripletta, non l'ha fatta, ma è un giocatore, sicuramente è un diamante ancora un po' grezzo da sistemare, ma è un giocatore con potenzialità infinite, veramente infinite. E qui poi c'è Lautaro che comunque è un attaccante affermato, che conosciamo, che secondo me è al momento forse quello più in forma in Serie A, anche se io continuo a preferire a Lautaro Osimhen, anche se poi sono due tipi di giocatori differenti, pure se va detto che comunque quest'anno Lautaro si caricherà sempre più l'Inter sulle spalle, segnacela sul rigore, segna di nuovo Lautaro, comunque l'Inter va, fa una mattanza oggi contro una Fiorentina che se l'è cercata. Che se l'è cercata perché italiano, secondo me questo è un grande limite. Italiano ci ha perso una finale europea per questa cosa qua, per giocarsela sempre, per andare sempre a giocare in attacco, no? Ha perso contro il West Ham, che ha fatto una partita indegna a Praga, ma al 90esimo il West Ham è stato più sveglio, ha approfittato di un errore di italiano, meglio di Igor, ma in qualche modo viziato da italiano che ha deciso di continuare ad avere la difesa altissima al 90esimo gol del West Ham e tutti a casa. West Ham calza la coppa, Fiorentina che piange. Questo pensavo gli avessi insegnato che comunque in alcuni casi bisognerebbe prima pensare a sistemare la difesa e poi gli ultimi 5, 6, 10 minuti l'arrembaggio. Ma se stai a San Siro e stai soffrendo non puoi buttarti all'arrembaggio al 50esimo, anche perché rovini con 40 minuti di anticipo una partita che già era complicata, ma poi così comunque sicuramente ci metti il carico da 12. L'Inter è una squadra forte che segna e che non prende gol e questo è fondamentale comunque perché sta passando molto in sordina il fatto che sta terminando in questi secondi proprio la partita. L'Inter non abbia preso gol, comunque non abbia ancora preso gol, il Milan ne ha presi due, l'Inter ancora 0, ne ha fatti 8, è comunque una squadra con una struttura difensiva molto solida in cui bisogna ancora aggiungere Pavard ed è una squadra fondamentalmente completa in tutti quanti i reparti. Ora il Milan è un'altra squadra, è una squadra altrettanto forte, altrettanto avanti con la preparazione atletica, il Napoli sta indietro per esempio, la Lazio, la Roma uguale. Vedremo un attimo la Juve, ne capiremo un po' di più questa sera. L'Inter
L'Inter e il Milan stanno molto molto avanti e adesso c'è il derby. Per me l'Inter è più forte, ma secondo me se il Milan regge adesso con più impegni sarà quasi un campionato, non voglio dirlo, ma sembra essere così al momento a due. Anche se secondo me la Juventus alla lunga, non avendo le coppe mentre le altre l'avranno, potrà ritagliarsi il suo spazio, però l'Inter a mani basse è la squadra più forte a livello di rosa del campionato ed è il terzo anno di Inzaghi, quindi anche abbastanza rodata. Occhio, occhio a questa Inter, non solo in campionato, ma anche nelle coppe, fra cui la Champions League. E con questo passo e chiudo, iscrivetevi, tanti like e tanti commenti qui sotto e seguitemi anche comunque su Instagram e TikTok. Ciao!